cominciamo l'avventura. Prego. Sì, fai una tua valutazione alla partita di oggi. Lo senti un po' sofferto poi nel terzo o qualcosa siete riusciti a fare? Sì, nel terzo alla fine del secondo ci eravamo detti che con una squadra di questo livello dovevamo fare il massimo in tutti i fondamentali, non dovevamo mollare mai. Per metà del set ce l'abbiamo fatta, dopo forse abbiamo calato di testa e di determinazione, e una squadra comunque così forte e più forte di noi ci ha mangiato. Qualche difficoltà in ricezione fin dall'inizio, avete sofferto particolarmente la loro battuta? Sì, e diciamo che infatti un po' mi ha fatto strano, perché nelle ultime partite comunque non stavamo ricevendo male come squadra. Evidentemente oggi, non so, forse la confusione, forse loro comunque sono una squadra che battono bene, molto bene, e ci hanno messo in difficoltà forse sul nostro giocatore un pochino più scarsa ricezione, e siamo andati in difficoltà a tutta la squadra. Italiano. Senti, prima di tutto un giudizio su di te, sulla tua prova, da quando sei entrata molto bene in attacco e bene anche a muro. Grazie. Cos'è la tua giudizio? La pensi alla stessa maniera? La pensi così? Ah, ok. Sì, quando io entro, penso io provo a dare energia alla squadra, perché loro hanno fatto 2-7 forte, e quando sono fresh io provo a dare un po' di energia. In generale, come ti stai trovando in questa annata? Non hai tantissimo spazio in campo, ma stai crescendo molto? Ti senti cresciuta? In questa stagione? Sì. Sì, sì. Ho fatto tanto lavoro con l'allenatore. Penso che ho migliorato. Grazie. Posso fare più fatica a livello mentale a giocare in questo campionato, o è più una questione tecnica per te? Qual è la più difficile? Difficile, esatto. Mentalmente o un discorso tecnico? Le due sono importanti, e io lavorare le due lo stesso. Grazie. Senti, si vede che stai cercando un po' l'assetto di questa squadra, anche oggi tanti cambi, un po' forse forzati dalla situazione di ricezione, quanto anche dal mercato, ingressi e uscite. Oh, io non parlo del mercato, perché sinceramente tutti mi chiedono, mi fanno le stesse domande, facciamo finta che non si parli, i giocatori sono questi. Io devo trovare la maglia giusta. È ovvio che oggi mi hanno messo in difficoltà sul mio ricettore, forse che non ha un'elevata percentuale di positività, e quindi andando in sofferenza lei, è ovvio che tutto dopo il sistema è andato in sofferenza, e i cambi che ho fatto li ho fatti esclusivamente per cercare un qualcosa che non si riusciva. Forse nel terzo ci eravamo quasi arrivati, certo che però davanti c'è la Yamamaya, non è che c'è, quindi dura. Quale sarebbe il tuo assetto favorito, diciamo, in una buona giornata di tutti? Una buona giornata di tutti, la Petrovic deve stare in posto 4, e ci vorrebbe anche un posto 2 che facesse un po' di punta, perché sennò continuare a girare così è difficile. Però, ripeto, giornata così, ultimamente non è stato, giustamente Ventura ha detto la cosa giusta, la ricezione non era così il nostro punto debole ultimamente, stavamo giocando abbastanza bene, quindi ahimè oggi hanno battuto decisamente ad alto livello e abbiamo subito abbastanza. Non è per tornare al mercato, ma ti chiedo,
che ha tolto di più dal punto di vista della personalità, e anche lì nel terzo set, quando eravate punto a punto, poi a un certo punto la squadra si è un po' smarrito dal punto di vista tecnico. Il fatto che sono andati via due giocatrici di esperienza, sono andate. Guarda, nulla togliere ai giocatori che sono andati via, ma sinceramente anche prima arrivavamo ai 20 e poi ci scioglievamo. Quindi se adesso arriviamo a 17 e prima arrivavamo a 20, vedi che la differenza non c'è. Il problema è che una squadra deve essere una squadra totalmente per riuscire ad emergere quando le difficoltà ci sono, e oggi ovviamente loro ce le hanno provocate, perché è giusto che fosse così. La squadra si deve sentire, deve trovare fuori, deve tirare fuori qualcosa. Quindi ti dico, se adesso erano 17 prima erano 20, ma si scioglieva anche prima, perché sennò avremmo vinto dei 7, invece per 10 partite 7 non abbiamo vinto, non abbiamo vinto una partita. Ripeto, nulla toglie ai giocatori che sono andati. Credo di essere stato. Una vittoria anche dovuta alle nostre capacità, alla nostra bravura, oppure alle mancanze, agli errori dell'altra squadra, secondo me? Noi dovevamo giocarla la partita. Abbiamo imparato quest'anno che anche con squadre sulla carta parte sfavorite rispetto a noi, le partite le abbiamo perse. Era importante il nostro approccio alla partita, l'atteggiamento che la squadra doveva tenere anche nel caso in cui le cose si fossero messe bene per noi, e si è visto che quando nel terzo set non siamo entrati abbastanza, con tutto il rispetto per la prestazione di Forlì, che sicuramente ha migliorato il suo livello di gioco, però noi la partita dobbiamo comunque giocare, quindi dobbiamo di fronte. Se cadiamo nella trappola di abbassare il livello, di abbassare l'intensità del nostro gioco, diventa una partita alla pari, diventa difficile. Michel, in parallelo con Bauer, perché tecnicamente è quello che si fa al Bauer del primo anno, è più avanti o indietro? Nel senso che hai anticipato, Bauer arrivò verso marzo quasi stabilmente in squadra, adesso lei ha anticipato quasi un mese. Si riesce a tracciare un parallelo tra le due situazioni? Ma apparentemente sembra che si somigli, in realtà c'è un po' di differenza. Ovviamente Kira sta lavorando dietro, non era la sua palla migliore, a differenza di Cristina. Cioè Cristina si può attaccare anche davanti, però diciamo che dietro aveva il suo punto di forza. Forse l'unica differenza che si può, la differenza è che forse Kira ha una capacità pure al momento superiore rispetto a quello che nello stesso periodo poteva avere Cristina. Sembra di prospettiva simile, dovessi dare la tua, il tuo giudizio. Più limiti della valvola iniziale? Sì. No. Queste due partite avevi detto che le avresti diciamo utilizzate per trovare qualcosa in funzione di Treviso. Ci sei riuscito stasera a vedere qualcosa che. Guarda, noi dopo le tre partite consecutive che abbiamo fatto dovevamo assolutamente. Posso dire che questa settimana abbiamo fatto un lavoro specifico, perché abbiamo dato due giorni liberi, Anna giovedì non si è allenata per problemi suoi, doveva risolvere alcune cose, quindi diciamo che la settimana è stata molto corta per noi, abbiamo approfittato senza passare troppo la guardia di fare rifiatare una squadra che aveva negli ultimi tempi utilizzato parecchie energie, quindi no, da provare qualcosa di particolare non c'è, se non collaudare ancora di più questa squadra, magari se riusciamo a recuperare anche la spinta che ci dà, che nel momento diciamo così importante, lo sapete, perché proprio nella partita del Magliano si è infortunata, che ci dava l'opportunità anche di avere delle alternative.
importante che la squadra collaudi bene la fiducia, anzi la migliori, che stia nel campo con l'atteggiamento giusto. Poi. Per quel cambio lì dell'under, De Grani non è ipotizzabile come sostituta? Al momento no, lei in aria diciamo che è più avanti, oltre ad aver fatto l'anno scorso il libero di uno, quest'anno il suo test, diciamo così, l'ha contraddiviso a tenere bene anche la ricezione al tubo e quindi diciamo che è decisamente più avanti. La De Grani ancora, da questo punto di vista, sì, può essere di aiuto perché comunque la schieriamo come anno, però al momento c'è differenza. Al momento quante possibilità ci sono di avere spirito cosa per Treviso? Dobbiamo aspettare che il nostro staff dia via libero ancora fermo. Non sono in condizione di spirito. Bisogna vedere il momento in cui riprenderà quali sono le risposte che avrà lei e se si può spingere o se invece bisogna muoversi in maniera più graduale. Diciamo che visto la frequenza diciamo, con cui lei si è fortunata, è normale che anche dal punto di vista mentale lei vorrà, giustamente, ma non solo lei, tutti quanti vorremmo gradualmente recuperare. Senti, la sera di Treviso mi dicevi questa vittoria speravi che fosse quella che ti girava, ecco, non dico magari sulla partita di stasera o quella settimana scorsa, ma anche nell'atteggiamento durante la settimana, nella chiacchiera stessa della squadra, è svoltata questa stagione secondo te? Ma intanto la nostra vittoria di Casalmaggiore è stata molto più importante di quella che si è voluto far apparire, perché basta vedere quello che ha fatto ieri Casalmaggiore con il Comberto. È vero che eravamo 2-7-0 noi avanti, però in altri momenti quella partita l'avremmo persa. Quindi qualcosina si è mosso, quello sicuro. È normale che, come dire, poteva sembrare scontata una cosa del genere, invece visto quello che è successo quest'anno, io ero molto curioso di vedere la squadra, però in palestra lavoriamo bene, nonostante gli infortuni, nonostante le difficoltà, e credo che comunque anche il modo della squadra di stare nel campo qualcosina si possa, però ora con calma, intanto penseremo a Donna Massimo settimana prossima, e indipendentemente dalla classifica che ha è un test molto più di quello che può sembrare, quindi vediamo. Intanto è ovvio che lavoriamo in funzione di questa Final Four, però con Navasso è un buon test per noi. Grazie, buone altre domande. Grazie.